Salutiamo la signora Lode. Diamo inizio alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli alla signora Sofia Loren. Prende la parola l'assessore alla cultura e al turismo Nino Daniele. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ringrazio il sindaco, il nostro sindaco, il mio sindaco, per avermi dato questa opportunità memorabile di poter introdurre questa giornata straordinaria della vita della nostra città, in questo castello che è il luogo della cultura, dell'arte, del pensiero, della storia e della filosofia. Io credo di interpretare in questo momento le emozioni dei napoletani che ho visto in queste ore, signora. Oggi si ha quasi la sensazione che per qualche attimo il tempo si possa fermare, che le nostre emozioni, le immagini che guardiamo diventano immortali. Perché credo che consacrare oggi formalmente la sua storia, la sua vita, la sua arte, la sua umanità, la sua sensibilità, la sua profondità, il suo sguardo, il suo cuore e il suo corpo con questa città che ha radici eterne, e come rendere immortale per sempre Sofia Loren nella città di Napoli. Quindi io credo che oggi è veramente un giorno in cui le parole lasciano spazio al cuore, perché quando se delibera numero 483 del 4 luglio 2016 la giunta su proposta del sindaco, premesso che la signora Sofia Loren, nome in arte di Sofia Villani Scicolone, nata a Roma e una delle più celebri attrici della storia del cinema mondiale, figlia di madre napoletana e cresciuta a Pozzuoli, e ha sempre intrecciato la sua splendida carriera professionale con la città di Napoli, attraverso interpretazioni memorabili di film che hanno avuto autori, registi e ambientazioni scenografiche riguardanti la nostra città. Considerato che Sofia Loren ha ricevuto i massimi riconoscimenti artistici e professionali nazionali e internazionali, come dimostrano gli Oscar, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, il Davide di Donatello, la Coppa Volpi, i Nastri d'Argento, la Palma d'Oro a Cannes, il Golden Globe ed innumerevoli altri premi che hanno costellato una carriera assolutamente unica ed irripetibile, che ha attraversato vari generi cinematografici, tra i quali la commedia italiana, con ruoli brillanti, diretta magistralmente dall'indimenticato Vittorio De Sica o al fianco in tanti film del grande Totò, ma anche ruoli drammatici che hanno valso unanimi giudizi della critica mondiale, quale ad esempio La Sociara, dove grazie alla sua interpretazione intensa e ineguagliabile sono ben evidenziati e racchiusi gli orrori e le sofferenze causate dalla guerra. Rilevato che Sofia Loren ha manifestato da sempre il suo immenso affetto, il suo indissolubile legame con la nostra città, con la quale ha stabilito infatti in vari momenti della sua attività legami unici attraverso interpretazioni ad esempio di personaggi creati dal genio del grande drammaturgo Edoardo De Filippo, come Filomena Marturano o Matrimonio all'Italiana, recitando con un altro grande attore, Marcello Mastroianni, anch'egli molto legato a Napoli e al suo territorio, sabato, domenica e lunedì, al fianco del compianto Luca De Filippo, che ha profuso grande passione umana e professionale per portare la cultura di Napoli nel mondo intero, essendo lei stessa universalmente identificata quale donna e attrice napoletana, che Sofia Loren ha dimostrato grande vicinanza a quella che lei stessa definisce la mia Napoli, la città che mi riporta alla mente la mia fanciullezza e la mia gioventù, la città che ella ha difeso strenuamente, per esempio quando ha presentato al Teatro Mercadante l'anteprima del film La voce umana, diretto dal figlio e regista Edoardo Poli. In tale occasione Sofia Loren, commuovendosi, ha rifiutato gli stereotipi attribuiti a Napoli e gli attacchi mediatici di cui spesso è oggetto, perché ha affermato: quando sento parlare male di Napoli la difendo come si fa in una famiglia, i napoletani spesso mi mancano. Che costituisce motivo di grande orgoglio per la nostra città annoverare tra le sue figlie migliori Sofia Loren, autentico e assoluto patrimonio di Napoli e dell'intero nostro paese. Sofia Loren ha fatto conoscere attraverso la sua inarrivabile espressività recitativa l'immenso patrimonio artistico, contribuendo in modo determinante all'affermazione della migliore immagine della nostra città. Ritenuto che si vuole fermamente rinsaldare ufficialmente in modo indissolubile il legame di profondo affetto e amicizia tra Napoli e Sofia Loren, a tal proposito quindi il sindaco, rendendo doveroso e sentito omaggio al suo attaccamento e al suo amore per la nostra città,
ed interpretando la volontà dei cittadini napoletani, intende conferirle la cittadinanza onoraria. Delibera conferire, per i motivi esposti in narrativa, all'attrice signora Sofia Loren la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione e affetto della città di Napoli. Maschio Angioino, 9 luglio 2016, il sindaco Luigi Angioino. Microfono. Abbassate il microfono. Per me è facile quando sono davanti a una macchina da presa e dico delle battute scritte per me e le dico con tutto il cuore e con tutto l'amore. Ma qui di amore ce n'è stato tanto questa mattina, soprattutto per il sindaco, per tutte le cose bellissime. Allora, signor sindaco, autorità, cari amici tutti, ricevere un premio è sempre un'emozione speciale, ma riceverlo qui, nella Napoli a me tanto cara, da sempre, da quando sono nata, tutt'uno con la mia Pozzuoli, è molto di più. È una soddisfazione intima che vi gratifico in animo e che mi accompagnerà a lungo. Tutto di questa giornata ricorderò a lungo, appena sono arrivata, percorrendo queste amate strade per l'ennesima volta che mi ricordano la mia infanzia, la mia adolescenza. Insomma, gli inizi della mia vita e della mia carriera. Cercavo di memorizzarle metro per rafforzare il ricordo, fissarle nella mente e portarle con me per sempre. Tutte magnifiche oggi, Napoli, questa cerimonia, questo bellissimo premio, questa vostra accoglienza. La sfilata di moda di Dolce & Gabbana con gli splendidi abiti. Perché queste giornate hanno un termine e non durano all'infinito? Grazie. Grazie a cuore a tutti e grazie alla mia cara Napoli. Io ci vengo sempre molto spesso, zitto. Grazie di cuore. Bellissimo giornata e grazie ancora una volta al sindaco che è stato veramente splendido e meraviglioso. Microfono! Giù il microfono! Un po' più giù! Copre la faccia! Grazie! Sofia!